Vediamo adesso come gestire praticamente l'inserimento di un muro. Ovviamente nel modulo architettura c'è la possibilità di inserire varie tipologie di muro. Ad esempio prendiamo riferimento muro singolo. Muro singolo mi dà la possibilità di visualizzare le quote di riferimento in fase di inserimento del muro, oppure andare quindi ad attivare quelle che sono gli assi di monitoraggio di inserimento degli angoli all'interno del mio disegno. Una volta che do il primo punto di inserimento, posso scegliere quale la lunghezza appunto del muro e ovviamente sceglierne quindi l'orientamento destra e sinistra dell'asse di riferimento. Fatto questo, vado a confermare con il clic e lui mi va a inserire quello che è il muro. Una volta inserito quello che è il muro, io posso andare a inserire all'interno delle proprietà quelle che sono le caratteristiche del muro. Ad esempio, io ho definito quello che è un muro di spessore 45 centimetri. Ovviamente posso anche andare nelle proprietà a definire, grazie all'archivio presente, scegliere quelle che sono dei preset di muro già definito. Questo mi dà la possibilità quindi di andare a salvare anche dei muri personalizzati in archivio in modo da poterli utilizzare anche in altri progetti. Ad esempio, vado adesso a personalizzare quello che le caratteristiche del mio muro. Se voglio mantenere quindi come caratteristica un muro di 45, però voglio andare a dare quindi una personalizzazione sia per quanto riguarda il colore e anche per quanto riguarda la stratigrafia, quindi io vado qui dalla lista layer, vado più aggiungi. Ad esempio voglio inserire un isolamento con uno spessore pari a 10 centimetri e va bene quindi la scelta anche del poliestere, quindi mettiamo di colore giallo. Quindi io già ho dato 10 centimetri e quindi qui, mantenendo lo spessore di 45, vedete, mi va a definire innanzitutto andiamo ad ingrandire la rappresentazione grafica del mio muro. Posso ovviamente aggiungere un ulteriore livello e ad esempio inserire quello che è un intonaco, una finitura. Quindi andare nell'archivio dei materiali, scegliere quello che è il materiale intonaco. In Arcade c'è già un preset di materiali disponibili, basta utilizzare la ricerca e andare quindi a selezionarlo. O lui ovviamente mi va ad applicare già la tipologia della campitura che posso modificare, o anche ovviamente andiamo a cambiare quello che è il colore. Fatto questo, vediamo in anteprima come mi ha rappresentato quello che è il mio muro di riferimento. Una volta cliccato, ho scelto appunto quello che è il parametro, quindi ho mantenuto ovviamente quello che è lo spessore di 45 come era il muro iniziale considerato, io posso procedere quindi a fare l'inserimento del muro. Ovviamente lui mi va a rispettare, andiamo a vedere nelle proprietà, quello che è l'asse di riferimento di inserimento, distanza linea di inserimento dal bordo destro del muro. Posso procedere anche a fare quindi un inserimento, vediamo un attimo. Vediamo. Quindi mettiamo 6 di 45, 20, più o meno ci troviamo a inserire all'interno l'asse di simmetria del muro, in modo tale da poter andare quindi a rappresentare meglio quello che è l'orientamento. Oltre questo, ovviamente, se io vado a selezionare quello che è il muro, posso verificarne anche la direzione. Quindi io ho disegnato appunto dall'alto verso il basso, ecco la freccia che, di rappresentazione. Se voglio applicare le caratteristiche di questo muro anche ad altri muri, posso utilizzare quindi selezionando copia formati e poi applicarlo a tutte le altre pareti. Vedete? Mi sta automaticamente andando ad adattare queste proprietà anche sugli altri sul muro. Quindi io posso
sull'altra tipologia di muro posso applicare quindi quelle che sono anche le proprietà del muro scelto. Una volta che ho definito quello che è il mio preset di muro, lo posso salvare nella libreria cliccando su più, quindi salva, gli do un nome, muro personalizzato, muro personale, oppure un nome più specifico in base a 45 centimetri, ad esempio. Posso salvarlo nella libreria singola del progetto e anche nella libreria globale in modo da poterlo poi utilizzare anche nelle praticamente progetti futuri. Posso dare anche una simbologia al muro. Quindi, quando vado ad applicare qualsiasi modifica di riferimento, ovviamente devo confermare col check qui. Andiamo a vedere un attimo, per esempio, voglio cambiarlo come M1 come sigla. Ok. Voglio andare praticamente a modificare quello che è anche lo spessore dell'isolamento, dell'intonaco, del colore, qualsiasi altra forma. Ad esempio, andiamo a cambiare la campitura di questo tipo. Vedete, si è attivato il check sovrascrive impostazioni correnti in modo che lui mi va a sovrascrivere e va a aggiornare quello che è la modifica eseguita. Oltre poi qui abbiamo la possibilità anche di definire quelli che sono i parametri di altezza, altezza definita dal piano oppure altezza personalizzata, quindi da terra e livello a bordo inferiore, quindi da 0 a 3,20 m, oppure dare anche un'altezza iniziale e finale per fare praticamente un muro trapezoidale, quindi dando delle forme ben definite. E ovviamente qui posso, se mi trovo ad a lavorare sull'ultimo piano dove poi incontrerò quello che è la falda del tetto, posso scegliere di tagliare sotto la falda oppure fare il taglio inverso sopra. In questo modo mi permette quindi di creare e personalizzare quelle che sono le varie caratteristiche. Posso accedere alle proprietà di nuovo dei layer, dei singoli strati, in modo da poter scegliere poi se applicare la visibilità di questo layer oppure applicarne anche l'asse di progettazione. Di solito l'asse di progettazione, vedete, mi va a scegliere distanza degli assi dal centro in modo che mi posso personalizzare l'asse di inserimento.